Buonasera a tutti, io vi racconterò un po' la nascita di questa pubblicazione, come è successo, come si è sviluppata l'idea di pubblicare e accanto a questo, siccome appunto ne sono io la prima, in qualche modo la prima di quella che ha avuto la prima idea, a cui è capitato in mano di trovare questo testo, solo io posso raccontare com'è andata e inoltre voglio anche cercare di raccontarvi, di descrivervi quelli che i ricordi che io ho, pur non essendo ancora nata quando mio padre ha scritto queste pagine, di questo diario, i ricordi che però ho in qualche maniera intercettato, incrociato, leggendo questo diario, cioè i ricordi della vita quotidiana, della quotidianità dei genitori e dei modi di comportamento, di pensiero di mio padre, che anche in quelle pagine di diario, quindi ben prima che io, 5 anni prima che io nascessi, erano presenti, io ho ritrovato. Così come una serie di personaggi che qui nel diario vengono descritti. Ho trovato queste carte, questi quaderni, 3 quadernetti, di cui in particolare uno veramente un quadernetto di scuola a righe con la copertina a fiori, con lo spazio che usava la scuola elementare, con lo spazio del nome dell'allievo, scritti. Matita, prima una matita, poi evidentemente finalmente è stata trovata una penna, per cui gli altri 2 sono scritti a penna, naturalmente a mano, ordinatissimamente scritti senza quasi una correzione, perché mio padre era un tipo ordinato, preciso, direi addirittura metodico, e in famiglia veniva preso un po' in giro per la sua pignoleria, e questa pignoleria in qualche maniera emerge da queste pagine scritte pur in queste condizioni di costituzione particolare, cioè nel letto di ospedale, nei primi tempi, solo disteso, non potendo assolutamente alzarsi in piedi, e poi via via con passare dei mesi anche in piedi, presumibilmente forse a tavolino. Ma comunque certamente in condizioni di grande comodità e disagio, e tuttavia la calligrafia, se vogliamo proprio l'impostazione grafica della pagina di questi quadernetti, già denota una proiezione al piacere dell'attività editoriale che è abbastanza caratterizzata. Quindi un dialetto in cui vengono rispettati i capoversi, in cui ci sono le rientranze con nei nuovi paragrafi, insomma come se fosse già pronto per una eventuale pubblicazione. Anche se di questo sono abbastanza sicura, perché non lo ha fatto lui in vita, che lui questo diario non lo avrebbe mai pubblicato. Lo ha citato appunto brevemente nella sua autobiografia Lettere a Marta, lo ha utilizzato sicuramente come fonte di memoria nella sua autobiografia, tant'è che qua e là nel diario ci sono delle sottolineature a matita che sono sicuramente successive, appunto frutto di una lettura successiva, e io ritengo che siano state delle sottolineature funzionali poi alla stesura della sua autobiografia, ma però mi sento di dire che lui questo diario non lo avrebbe pubblicato, perché come diceva Riccardi, era una persona estremamente schiva, una persona estremamente sobria, e quindi in qualche maniera questo così per entrare in un secondo punto della storia di questa pubblicazione. Io ho dovuto forzare un po'
un senso di riservatezza e un dubbio, un dilemma sulla correttezza nel rompere questa convinzione, questa riservatezza di cui io ero convinta che lui avrebbe avuto nel pubblicare, la scelta di pubblicare un testo di questo genere, e l'ho rotto proprio grazie al fatto che, appunto, come mi dice Andrea, questo testo valeva la pena. Questa è stata un po' la chiave di volta che mi ha fatto decidere, cioè che il testo pareva la pena. Pareva la pena di essere letto, di essere diffuso, di essere conosciuto, e questa convinzione, forse da sola, non avrei avuto la forza di tenere ferma, ed è stata confermata da Mariuccia, da Mariuccia Salvati, a cui mi sono rivolta per avere il suo parere. Sulle opportunità, opportunità da questo punto di tipo storico, insomma, storiografico, alla pubblicazione, opportunità che lei mi ha ampiamente confermato, e quindi in questo modo siamo andati avanti. Quindi il dilemma della riservatezza è durato poco. Il secondo dilemma che mi sono trovato davanti nel decidere se testo andasse pubblicato o no, devo confessare che è stato il dilemma sul relativo a tutta la parte di riferimenti letterari. Come dire, ancora di nuovo diceva Riccardi, uno dei tre filoni su cui viaggia questo diario, quello delle letture, parte sulle letture e delle relative citazioni, è una parte molto importante, talmente importante che io in un primo momento temevo che fosse eccessiva, che fosse una presenza esagerata di citazioni, che in realtà poi, riflettendo più attentamente, ho invece trasformato non in un dubbio, ma nella certezza che fosse proprio uno degli elementi di ricchezza di questo diario, cioè questa presenza così forte dell'attività di lettore, di onnivoro lettore che mio padre svolgeva, aveva svolto effettivamente tutto in questo periodo, che connotava un suo aspetto della vita che poi è rimasto fondamentale sempre, e che quindi andava fondo, aveva una forte importanza sia in sé, perché è un aspetto del carattere di mio padre molto importante, e sia perché nel diario il continuo rinvio, il continuo rimando tra tematiche connesse alle sue letture e tematiche invece connesse all'attualità del momento che vive, e la sua capacità di trasformare le sue letture che fa in chiavi di interpretazione delle situazioni che sta vivendo e formidabile. Tenendo conto che le letture che faceva erano molto casuali, cioè stava abbastanza ospedale, e quindi non si capisce bene come lui riuscisse a procurarsi tutti i libri, le decine, centinaia di libri che in quei mesi è riuscito a leggere. Aveva sicuramente delle infermiere molto amorevoli, aveva sicuramente col passare dei mesi degli amici nel mondo dei clandestini comunisti italiani e non solo italiani, che a Aix-les-Bains, la località francese dove lui è stato ricoverato, hanno cominciato a avere notizia del fatto che lui era lì, e quindi hanno cominciato ad andarlo a trovare, e sicuramente gli portavano dei libri. Quando poi lui ha cominciato a potersi alzare e a camminare con le stampelle, è sicuramente andato a consultare per una biblioteca locale, ha fatto amicizia con dirigenti comunisti, dirigenti del Partito Comunista Francese, tra cui anche insegnanti, eccetera, che gli portavano liberi, ma comunque
casualità di queste letture era totale, quindi non c'era nessun carattere programmatico delle sue letture, eppure questa continuità del leggere è stata caratterizzante tutto il periodo del suo periodo in ospedale a Essen. E come ci accennava Andrea, appunto, attraverso la lettura, questo aspetto del rapporto con mia madre veniva fuori fortissimo. Come ha detto qualcuno in una presentazione di questo stesso diario a Roma, mio padre leggeva con Elena e più leggeva e più pensava a lei. Questo è sicuramente vero che emerge in moltissimi punti. Questo diario si snoda su tre lineari paralleli. Uno è quello del racconto dei fatti del momento, il tempo reale, l'ospedale, la gamba fatturata, gli infermieri, i medici, le visite dei fuoriusciti italiani, le visite dei dirigenti o non dirigenti del Partito Comunista Francese, le vicende relative appunto al trattamento dei francesi riservavano agli italiani, eccetera, eccetera. E questo era il tempo reale, il momento vissuto da lui in quell'attimo. Poi c'è un altro grande filone, che è quello un po' del flash, che fa pensare a un flashback cinematografico, cioè i suoi commenti, le sue riflessioni sull'esperienza della resistenza e soprattutto io trovo la descrizione, le grandi descrizioni di alcuni personaggi, compagni di lotta partigiana. E qui i miei ricordi, soprattutto infantili, incrociano queste tratti, nel senso che una gran parte delle persone che lui o cita semplicemente o descrive sono persone che io ho conosciuto negli anni successivi, dopo la mia nascita, della mia infanzia, perché il rapporto con queste persone con cui lui ha fatto la guerra partigiana è rimasto un rapporto fortissimo, intensissimo, e io da bambina, pur non capendo fino in fondo le ragioni di questa intensità, ne coglievo la forza, la potenza, coglievo la forza, la potenza di queste amicizie con i personaggi nel diario che erano scritti, naturalmente, Pompeo Polariani, quello che viene chiamato nel diario Francesco, tutta una serie di personaggi che io ricordo benissimo. Il terzo filone è quello delle letture per l'appunto, su cui non mi soffermo perché ho già detto, le letture continue, ma ecco, quello su cui mi soffermo è appunto sempre il termine di ricordi, il fatto che nella quotidianità di mio padre la lettura era una attività presentissima, e io ricordo perfettamente anche qui nella vita di bambina, ma anche nella vita di adolescente, che questa lettura veniva sia nel suo studio per quanto riguardava, diciamo, i testi di lavoro, ma c'erano continuamente delle sedute di lettura alta voce per mio padre e mia madre, tant'è che non è raro che nei libri che io ho editato dalla loro biblioteca trovi scritto, riletto con Elena, il Dal, ma non parlo di Guerra e Pace, parlo di Anna Karenina, parlo di volumi di migliaia di pagine. Queste due persone usavano leggere insieme ad alta voce, alternandosi alla lettura. Quindi era effettivamente un'abitudine che è cominciata prestissimo, fin dai primissimi anni del loro
cose, che poi rimane e è durata nel tempo, in una maniera veramente sorprendente. Un'ultima notazione che vorrei fare è che per i tempi di oggi, mio padre allora, avendo 19 anni, è quello che oggi ancora è un ragazzo. Da queste pagine emerge una maturità in particolare da parte delle osservazioni, delle riflessioni politiche, ma anche una maturità appunto nella capacità di lettura delle persone, della psicologia delle persone, della profondità dell'analisi del carattere delle persone con cui aveva a che fare durante la lotta partigiana in particolare. Erano appunto evidentemente una situazione, quella di quell'esperienza di lotta, che faceva maturare le persone in maniera particolarmente rapida e intensa, e faceva dei rapporti tra le persone, maturavano e assumevano un'intensità tale che in queste pagine descrittive di proprio dei profili di personaggi emergono in maniera particolarmente potente. Ecco, questo è quello che volevo dire riguardo appunto a come è nata l'idea di pubblicare questi tre quadernetti che io ho trovato tra le carte di mio padre. Io non ne sapevo, non ne conoscevo l'esistenza. Ho messo mano alle carte di mio padre dopo la sua morte per poter fare un lavoro di esame di ciò che c'era tra le sue carte, e come al solito appunto con il suo ordine e la sua biblioteca, le carte erano estremamente ordinate, quindi per me è stato molto facile sistemare per poter poi farne cedere l'archivio della Fondazione Passo di Roma, che ha l'archivio delle carte di mio padre, e tra queste carte è saltato fuori questo. Sono saltati fuori tre quaderni di cui io non sapevo l'esistenza, non sapevo veramente l'esistenza. Concludo dicendo che su questa parte, sulla parte relativa appunto alla lettura, di cui abbiamo lungamente parlato, ecco, questa è in fondo un'esperienza della famiglia con mio padre, la vicinanza e la consuetudine con la lettura, penso che per me sicuramente sia stato un elemento di arricchimento e di grande opportunità, e penso che questo assistere, questo partecipare al modo di leggere, come leggere, quanto leggere, e a me insegnato sicuramente a leggere meglio.